3, 2, 1. E che ne dite di conoscere gli Opart, che sarebbero manufatti, reperti fuori posto, cioè delle costruzioni, degli oggetti che non dovrebbero apparire in una certa epoca, eppure appaiono. Ecco, questo è stato un termine coniato dal naturalista e criptozoologo statunitense Ivan T. Sanderson per dare un nome a una categoria di oggetti di anacronismo storico che vengono classificati come Opart, tutti quei reperti archeologici e paleontologici che secondo comuni convinzioni riguardo al passato si suppone non sarebbero potuti esistere nell'epoca a cui si riferiscono datazioni iniziali, ecco, anche con la datazione al carbonio si chiama, no? Quella che 14, appaiono di quell'epoca, ma uno dice, ma è possibile? E per capire meglio, ci sono degli esempi. I più famosi in assoluto credo che siano i teschi di cristallo, teschi umani perfettamente riprodotti e incisi in blocchi di cristallo di quarzo e dichiarati come reperti mesoamericani, precolombiani. Sono 13 e sono stati intagliati in un unico blocco di cristallo, ma solo uno è mostrato alla National Museum, penso negli Stati Uniti. In realtà dicono che non sono mesoamericani, ma risalgono al momento in cui sono stati scoperti, ovvero nel 1800. Ma anche nel 1800, insomma, essere tagliati in quella maniera. Ce l'hai presente quei dischi di cristallo? L'hanno fatto vedere tante volte in televisione. Sì, li ho visti in qualche documentario. Ecco, dicono che non sono proprio antichissimi, ma nel 1800. Poi non solo, la batteria di Baghdad, che è del 250 d.C., insomma, una batteria che sarebbe una giara di ceramica, ecco, tu come la interpreti, Giulio, tu che sei abbastanza esperto di queste cose, la batteria di Baghdad sarebbe una giara di ceramica con al suo interno una guarnizione di metallo che avvolge un cilindro di ferro chiusa con un tappo di asfalto e sembra proprio una batteria, no? Tu che conosci bene queste cose. Allora, di questa storia non ne conosco Però le tantissimo. batterie le Però conosci? le batterie sono fatte in questo modo, quindi c'è un Sì. polo immerso in una soluzione e poi tutto, affinché poi generino corrente Quindi c'è elettrica una e guarnizione mantengono. di metallo in una Esatto. Quindi giara. questa cosa è strana perché è antica, no? Quindi c'è una Sì. concezione eventuale della. Però, 250 sai, d'Cristo. il ritorno, di cose antiche che poi diventano moderne. Tu immagina Giulio Verne dalla Terra alla Luna e comunque in quello che era poi l'assurdo di questo viaggio, comunque c'erano delle cose È che poi vero. in realtà erano funzionali, no? E anche ritornando, che ne so, al telefilm UFO che erano degli anni Sì. 70. E beh, c'era una navicella che assomiglia molto allo shuttle, per esempio, no? Quindi, insomma, il Quindi ho passato o ha ispirato. ispirato, oppure c'era qualche mente che comunque era abbastanza aperta da percepire che alcune cose potessero funzionare in un certo modo, però, insomma, questo fa parte un po' della mente Della mente umana, no? Della mente umana, umana. certo, che magari non c'è stata la vera e propria batteria come invenzione che è venuta dopo Certo, tantissimi secoli, però certo. Ecco, qualcuno lì che. forse sarebbe importante scoprire a che cosa serviva questo oggetto, Sì. perché poi che uso ne facevano? Ma sapere che veramente era un generatore di corrente elettrica per caso, beh, insomma, sarebbe una bellissima scoperta, no? Sarebbe una bellissima scoperta, ma anche un'altra cosa, per esempio, la mummia con la protesi di ferro. Hai Sì, capito? sì, Come sì. fa ad avere una protesi di ferro una mummia Perché egizia? molto probabilmente qualcuno aveva già capito che si poteva sostituire qualcosa con un oggetto che non era umano, ma che comunque poteva farne le veci. Magari sarà morto di infezione per Questa cosa. l'impianto di un pezzo di ferro che Non ha ci avevo creato pensato, no? una setticemia gravissima. Però comunque è quella la concezione di poter Intuire. intuire che facendo un determinato
lavoro si potesse poi sostituire o addirittura Per la medicina è una cercare. cosa anche Eh particolare, perché hanno trovato delle pietre di Ica, si chiamano, in una località, che riportano dei disegni, queste pietre, dissezioni anatomiche, operazioni chirurgiche, trapianti di organi, fegato, cuore, binocoli per guardare il cielo e uomini che inseguono e cacciano dinosauri. Hanno fatto la datazione al carbonio, pensa un po', risalirebbero a 12.000 anni fa. vedi. È È sconvolgente. sconvolgente, è sconvolgente, ma va sempre poi riportato all'uomo, alla mente, all'intelligenza umana che in quel momento ha avuto quella particolare intuizione. Magari non funzionava, però comunque vogliamo Ci ha provato. tornare adesso un po' più giovane del Paleolitico, però magari torniamo a Leonardo da Vinci. Quante intuizioni ha avuto Leonardo da Ma Vinci di cose che poi alla infatti. fine non funzionavano, perché l'elicottero non funzionava, O la macchinetta o la fotografica di macchinetta, Elena però Marrone. comunque c'era quell'intuizione, cioè c'era un passaggio a nord-est, c'era il passaggio, dice, qui attraversando questa strada molto probabilmente potremmo arrivare a una scoperta, Sì. ha tracciato comunque, Sì. forse senza Leonardo, chissà, magari si sarebbe arrivato dopo. Beh, in effetti Leonardo, se fosse stato aiutato da un'equipe, forse sarebbe riuscito. Oggi si lavora in Considera equipe. che non c'erano neanche i mezzi allora, no? Non No, si non c'era. conoscevano tutti i materiali, non c'era l'elettricità, non c'era la combustione, c'era il vapore, no? L'unica potenza, l'unico combustibile che poteva far muovere una macchina era il vapore. Era proprio il Il vapore. vapore, no? Abbastanza, comunque sia, questi reperti sono tanti, anche delle costruzioni, per esempio i Moai, cioè quei mascheroni che si trovano sull'isola di Pasqua, ce l'hai presente? Certo, Ecco, si certo. chiedono come Perché? l'hanno portati Certo. lì, o l'hanno costruito lì, ma Certo. no, non ci sono delle pietre così grosse e Assolutamente. alcuni non sono neanche decifrabili, non sono stati neanche tradotti, oppure hanno parlato del Pumapunku in Bolivia, che sono dei blocchi enormi, o addirittura, non so, il Cusco, i blocchi di diorite, che non so cosa sia, tu sai diorite, No, no? In assolutamente Cusco, no. in Perù. So che cos'è un diuretico, ma Diuretico. Oppure diuretico. ci sta un manufatto in India, a Delhi, in ferro, che sono passati quanti dal sesto al quinto secolo d.C. e una colonna di 7 metri per Vishnu, e non è successo nulla, cioè questa è rimasta identica, non ha sentito per del tempo che è passato. Quindi sono dei misteri, Beh insomma. sì, sono sempre riconducibile alla capacità dell'uomo di progettare, Di di progettare. pensare, anche se in modo sbagliato, però il pensiero e l'intelligenza dell'uomo come essere, Com'è? Sempre, è vero, perché forse a volte si pensano i misteri, misteri, però in effetti no? Sì, chissà, chissà, l'essere umano chissà, chissà. veramente riesce a intuire, a sognare. Quindi. E che facciamo adesso? Ascoltiamo una musica No, o. adesso abbiamo il buon Beniamino. Ah, Beniamino Cardines! Andiamo a sentire.